Si gioca a porte chiuse al Biondi e D'Aleno a dare indicazioni dalla panchina al Lanciano. Privo dell'allenatore, la Baggigalupo Vasto Marina deve rinunciare a Giuseppe Letto, che qui un anno fa segnò una tripletta ma con la maglia del Casalbordino. Piove al Lanciano, la squadra frentana è più manovriera nelle prime battute di gioco con Bertino e Iseni, pericoli costanti che sfiorano il gol, una doppia occasione nel giro di qualche istante per un Lanciano che si fa preferire, ma non sono molte le occasioni da rete da una parte e dall'altra, almeno fino al piazzato di Loris Crudo, che con il mancino pesca Gabriel Bocchio, che anticipa anche Iseni e sigla il vantaggio del Lanciano. Ancora un gol per l'attaccante brasiliano dopo aver segnato il calcio di rigore che ha regalato alla sua squadra i 3 punti contro la Torrese. Quindi risultato che cambia, Lanciano in rete con Bocchio e Baggigalupo che non trova il pertugio per ristabilire il risultato e ci prova solo con le conclusioni dalla distanza, ma primo tempo che si chiude con l'1-0 in favore del Lanciano, con le immagini assicurate da Claudio Senerchia che ci conduce quindi alla ripresa con la Baggigalupo che prova a mettere scompiglio nella difesa del Lanciano. Borrelli inserisce Batavu, ma subito un problema per il calciatore degli Adriatici, costretto quasi immediatamente ad abbandonare il campo, possibile riacutizzarsi di un problema al ginocchio. Al suo posto entra Davide Santone. Scatenato Gabriel Bocchio, qui il suo assist per Mariano che non centra la porta, ma sarà decisivo qualche istante dopo quando raccoglie il passaggio di uno straripante Simone Rei, subentrato nel frattempo a Daniel Bodo. 2-0 del Lanciano e partita in ghiaccio. Ma a questo punto si sfalda la retroguardia della Baggigalupo Vasto Marina, che subisce anche il 3-0 con Mariano stavolta a servire Iseni, con Bocchio il migliore in campo. Ora il Lanciano spadroneggia e addirittura ci sarebbe spazio con Rei per il 4-0, ma sarebbe stata troppo pesante il risultato per la Baggigalupo, che esce sconfitta al Biondi contro un ottimo Lanciano alla seconda vittoria consecutiva, con una prova da incorniciare. Il finale allo stadio Biondi: Lanciano 3, Baggigalupo Vasto Marina 0. E allora D'Aleno, non so, posso chiamarla intanto mister, comunque i risultati sono buoni perché abbiamo visto un 3-0, abbiamo visto un primo tempo nel quale avete controllato la partita, avete poi segnato il gol, secondo tempo in cui avete straripato, possiamo dire. Ma io penso che onestamente, a prescindere dal risultato del 3-0, penso che la partita ce la siamo meritata sotto tutti gli aspetti, sia sotto l'aspetto tecnico, tattico e soprattutto mentale. Non c'è che da ringraziare soprattutto questi ragazzi che nelle difficoltà, non dovute alla società, non dovute a noi, ma dovute a dei problemi che ahimè sono accaduti, abbiamo saputo ricompattarci. La squadra mi ha affidato questo incarico ad interim per adesso e non posso fare altro che ringraziarli. E allora, per concludere, sarà ancora lei a guidare la squadra anche nella prossima partita? Non so, ci ha preso gusto a questo punto. Ma guarda, io non mi vergogno a dirlo, comunque è un mestiere, ho 33 anni, 15 anni di calcio, col ruolo che faccio ero sempre stato allenatore in campo. Mi piace farlo, non so se adesso sarà il momento, ci sarà una valutazione della società, una valutazione mia, una valutazione anche del gruppo, perché se il merito, comunque ti ripeto, se il gruppo non segue un allenatore, l'allenatore non può fare niente. Quindi vedremo, ma ci godiamo per oggi il risultato, domani ci riposeremo perché domenica c'è un'altra battaglia. Allora, mister Borrelli, intanto le chiedo un commento su questa sconfitta, questo 3-0 contro il Lanciano dopo un buon primo tempo, e poi anche sulle condizioni di Batavu, che è entrato poi uscito praticamente subito, forse una ricaduta dell'infortunio al ginocchio. Esatto, partiamo dalla fine con Batavu, che probabilmente ha avuto una ricaduta sullo stesso ginocchio che era già stato infortunato alla prima di campionato, quindi speriamo non sia niente di grave, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Per quanto riguarda la gara, come dici tu, è stata determinata dagli episodi. Primo tempo equilibrato, secondo tempo magari dove abbiamo anche preso un po' più il pallino anche dalla gestione dei ritmi della gara, abbiamo preso gol su 2 ripartenze e questo mi fa dispiacere un attimo, perché avevo predicato un po' di equilibrio, di tenerla equilibrata fino alla fine, perché solo 1-0 magari anche un episodio hai anche la forza di rimediare. Peccato, è andata così, mi fa dispiacere, ecco.